Salve ragazzi e bentrovati su Radio Smeraldo. Oggi siamo qui in questo nuovo speciale di amici in compagnia di Lorenzo Sorice. Ciao e benvenuto. Ciao a tutti. Come va, tutto bene? Ottimo. E allora, io innanzitutto la prima cosa che vorrei sapere da te è come nasce la tua passione per la danza e soprattutto per la musica hip-hop. Ad essere sincero, sono stato per 8 anni un atleta di karate, quindi ho sempre fatto karate, quindi una cosa totalmente, diciamo, lontana dal mondo della danza e quella che era la musica. E in famiglia però ho sempre avuto mia sorella che sin da piccolina ha sempre ballato ed è stata un po' lei a, diciamo, avvicinarmi a questo mondo qua, al mondo della danza. E niente, per caso mi sono iscritto, grazie a lei, sempre a una scuola di danza vicino a casa mia. E da lì ho iniziato il mio percorso all'interno di questa scuola di danza. Mi sono iscritto chiaramente in un corso hip hop all'inizio e niente, poi da lì piano piano mi sono formato, mi sono cominciato ad appassionare più che altro al mondo, a questo mondo e niente, ho approfondito anch'io la conoscenza di questo settore, esatto. Ho capito, ottimo. Ma dimmi, che cosa vuol dire per te ballare? Ballare per me significa tante cose. Fondamentalmente è una forma di espressione, è un modo per, diciamo, tirare fuori un po' quello che uno ha dentro, senza utilizzare le parole, ma utilizzando il corpo, utilizzando la forma, diciamo, espressiva del corpo e non delle parole della bocca. E principalmente questo, ecco. Ho capito, ottimo. E senti, ora parliamo un pochino della tua esperienza ad amici. Ecco, ti va di raccontarci un po' il tuo percorso all'interno della scuola? Certo, allora, anche questa cosa, come diciamo la mia partenza nel mondo della danza è stata un po' casuale, no, non casuale, ma comunque è stata molto particolare, diciamo. E ho iniziato così un po' per scherzo, no? Ho detto, ma andiamo a fare la lezione per amici. E niente, da lì poi è successo che, visto che amici chiaramente non è che fai le audizioni e ti prendono e sei dentro, ci sono vari step da passare, varie audizioni da fare, tante date da, diciamo, affrontare giù a Roma. Quindi, fatta la prima audizione, mi era stato dato diciamo, una risposta positiva e un mesetto dopo sono ritornato giù a Roma, ho fatto un'altra audizione. Passata anche la seconda audizione, poi la terza, poi la quarta, e poi iniziai a fare Amici Casting. E lì, diciamo, cominciai un po' a farmela sotto. Io ho detto, ma mi sa che qui comincia a essere, il gioco si fa duro, diciamo. E quindi niente, da lì poi ho detto, va bene, vuol dire che evidentemente la mia strada è questa. E ho intrapreso il percorso, diciamo, all'interno della scuola. Ok, ottimo. Senti, ma tu chi pensi che possa essere un probabile vincitore di questa nuova edizione di Amici? Chi possa essere? Sì. Ma di canto o di ballo? Di tutti e due, se te la senti. Ma allora, io come tifo per Sebastian e credo che, non lo so, però comunque credo che tendenzialmente sarà lui il vincitore, anche vedendo un po' come vanno le cose, visto. E niente, come canto Federica, penso Federica, sì. Ho capito, ottimo. E senti, che progetti hai per il futuro invece? Ma sicuramente i miei progetti per il futuro sono comunque nell'ambito della danza. Il mio, diciamo, sogno sarebbe quello di entrare in una compagnia teatrale. Anche non italiana, perché a livello italiano c'è veramente poco di danza, quindi comunque estera,
qualcosa da andare a ricercare fuori dal contesto italiano e quindi speriamo in bene. Certo, ottimo. E allora guarda, noi di Radio Smeraldo ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la tua carriera, sperando che sia la più lunga e la più rosea possibile. Grazie. Grazie a te, guarda, per noi è stato un piacere poter parlare con te. Anche per me, grazie mille. Ok, ciao Lorenzo, alla prossima. Bene Ciao, ciao, ciao. ragazzi, un'altra puntata della nostra fantastica rubrica è giunta al termine. Per me è stato davvero un gran piacere poter parlare con Lorenzo, che è davvero molto molto simpatico, e sicuramente tutto lo staff gli augura il meglio. Detto questo, io vi porgo i miei più cari saluti. Mi raccomando, ragazzi, continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo, seguiteci su Facebook ed anche su Instagram. Io vi aspetto come sempre alla prossima puntata. Un saluto a tutti voi e ciao ciao!